Tutto pronto per la nona edizione di un gol per la solidarietà trofeo TT Lines. Oggi a Palazzo degli Elefanti la presentazione ufficiale alla stampa della manifestazione che come sempre sposa una realtà sociale, devolvendo i ricavati alle famiglie bisognose del comune di Catania. Le squadre che si affronteranno saranno la Nazionale Italiana Artisti TV, una formazione di giornalisti, una sezione locale, composta da personaggi della politica, sport e spettacolo chiamata All Star Sicilia, e una formazione composta da commercianti locali. Quest'anno il calcio d'inizio dell'evento sarà affidato a Cecilia Rodriguez e il tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. Visto che lo spirito è quello, c'è cioè allegria, felicità, tanta attesa, e queste sono le motivazioni che ci spingono, mi spingono ad andare avanti anno dopo anno, quindi a vedere i sorrisi degli addetti ai lavori è la cosa più bella che possa esistere in questo momento professionale. Anche quest'anno dei volti noti che poi faranno in qualche modo da padrini e da madrine a questa manifestazione che ormai è un appuntamento immancabile. Sì, poi la cosa fantastica che veramente la parte artistica a volte passa pure in secondo piano, perché parliamo di un evento a sfondo sociale, e questa è la bellezza di questa manifestazione, cioè aver creato un fenomeno di cultura in questa città. Oggi i ragazzini quando vanno nelle scuole, prima di chiederti chi sarà l'artista che prenderà parte all'evento, ti chiedono a chi va la beneficenza. Devo dire che in 9 anni siamo riusciti veramente a creare questo modo di vivere che poi si trasmette da ragazzo a ragazzo. Un premio di alta valenza sociale, come ha sottolineato ai nostri microfoni anche l'assessore comunale allo sport, Valentina Scialfa. È stato fatto anche un lavoro, grazie ad Italia Eventi, molto importante sulle scuole, sui giovani. Il comune è sempre vicino a tutti gli eventi di solidarietà che non sono dedicati unicamente a questo, in particolar modo dedicato alla città di Catania, ma io credo che la solidarietà di questa città, da parte di questa città, in giornate difficili come queste, dove arrivano, voi sapete, i migranti in continuazione e anche cadaveri, ritengo che la solidarietà deve essere qualcosa che veramente non abbia né colore né razza né null'altro. Quindi oggi siamo contenti di sostenere questo evento che è rivolto ovviamente a una solidarietà specifica, quella degli abitanti della città di Catania. La partita che si giocherà il prossimo 21 maggio alle 10 presso lo stadio Angelo Massimino è stata pubblicizzata soprattutto fra i giovani all'interno degli istituti scolastici della città, grazie al comune, al provveditorato agli studi, alla consulta provinciale e al sostegno da parte del calcio Catania.